Siamo nel cuore della montagna, a 3.342 metri di profondità. Sopra di noi, 800 metri di roccia massiccia. Prima di tutto, preparare i fori nel fronte di scavo. Inserire l'esplosivo e collegare le micce. Unire tutte le micce. Documentare ogni passo. Mettersi al riparo. E subito dopo, l'innesco. Un brillamento perfetto. Altre tonnellate di roccia strappate alla montagna. Caricare il materiale di smarino e rimuoverlo. Mettere in sicurezza il fronte di scavo con il calcio estruzzo proiettato. Inserire gli ancoraggi. Posizionare le centine con la massima precisione. Misurare al millimetro con gli strumenti laser. Applicare reti elettrosaldate. E fissarle di nuovo con calcio estruzzo proiettato. Adesso il Jumbo può ritornare al fronte di scavo e preparare i fori per la prossima volata. In totale, 130 fori. 160 kg di esplosivo. 16 metri cubi di calcestruzzo proiettato. 800 kg di acciaio. Squadra. 6 minatori. Tempo di lavoro 4 ore. Lunghezza di volata 1,7 metri. Scavo totale in 24 ore. In media 8 metri. La galleria di base del Brennero è uno dei progetti infrastrutturali più importanti a livello europeo. Sotto l'arco alpino è in corso di realizzazione una modernissima galleria ferroviaria per una tratta ad alta capacità tra Innsbruck e Fortezza. La significativa riduzione del tempo di percorrenza tra le due capitali regionali del Tirolo e dell'Alto Adige apre nuove possibilità di viaggio e di trasporto nel cuore dell'Europa. 7 aprile 2007 iniziano i lavori. La cerimonia di avvio della fresa per lo scavo del tratto di cunicolo esplorativo tra Aica e Mules sul territorio italiano dà il via ufficiale ai lavori di costruzione dell'opera. Contestualmente iniziano anche i lavori di scavo della galleria di accesso di Mules. Il 4 dicembre 2009 partono i lavori di scavo anche in Austria, dove si realizza innanzitutto il tratto di cunicolo esplorativo dalla gola del torrente Sil verso il Brennero. 6 mesi più tardi iniziano i lavori per la galleria di accesso di Arenthal. 3 novembre 2010. La TBM scava gli ultimi metri di roccia verso Mules. Cade il diaframma. I primi 11 km di cunicolo esplorativo sono ultimati. A marzo 2011 iniziano i lavori dell'Otto Wolf nel comune di Steinach, una località a nord del Brennero. Nella fase preparatoria si realizzano le gallerie logistiche Sachsen e Padaster. E si predispone l'area di deposito per il materiale di scavo in Val Padaster. Ad ottobre 2011, il cunicolo esplorativo a Mules raggiunge una delle zone di faglia più complesse delle Alpi, il lineamento periadriatico. Nuovo lotto di costruzione, nuova sfida. Settembre 2014. È prevista la realizzazione di ulteriori 38 km di gallerie. Viene avviato il lotto Tulfes-Fons. Il 19 marzo 2015 si svolge la cerimonia di avvio dei lavori per le gallerie principali in Austria. Ospiti d'onore il commissario europeo per i trasporti Violeta Bulch e i 7 ministri dei trasporti dei paesi alpini. A settembre 2015 ha iniziato a lavorare alla galleria di base del Brennero la prima fresa in Austria, scavando il cunicolo esplorativo da Arenthal verso sud, in direzione di Steinach am Brenner. Il 14 luglio 2016 è stato dato il primo colpo di piccone del lotto per il sottoattraversamento dell'Isarco, dove inizieranno ora dei lavori molto complessi. Tra dicembre 2016 ed aprile 2017, nel lotto costruttivo di Mules vengono avviati ben 6 fronti di scavo. I lavori presso il più grande lotto costruttivo nell'area italiana di progetto della galleria di base del Brennero, della durata prevista di 6 anni, proseguono ora a pieno ritmo. In data 27 luglio 2017, in Austria sono stati festeggiati ben 3 abbattimenti di diaframma. Sono stati completati infatti il cunicolo di soccorso e le due gallerie di interconnessione. La valle dell'Inn è ora collegata in sotterraneo con la Wipptal.
Nel mese di maggio 2018, nel lotto costruttivo di Moles, è entrata in azione la prima delle tre frese meccaniche. La TBM, che porta il nome di Serena, scava il cunicolo esplorativo verso il Brennero per una lunghezza complessiva di 14,7 km. In occasione delle celebrazioni in onore di Santa Barbara, il 4 dicembre 2018 ha luogo l'abbattimento del diaframma del portale sud della galleria di base del Brennero. Nel lotto di costruzione di Mules, altre due frese meccaniche sono state avviate rispettivamente ad aprile e maggio 2019. Flavia e Virginia realizzeranno le due gallerie principali della galleria di base del Brennero verso nord. I lavori di scavo in tradizionale verso sud sono stati completati nell'ottobre 2020, al raggiungimento del confine del lotto di costruzione. Il 1 luglio 2019 ha luogo l'avvio ufficiale dei lavori presso il lotto di costruzione Fons Brenner, in occasione di una cerimonia presenziata dal coordinatore UE Pat Cox. A novembre 2019 è stata completata la metà dei lavori di scavo di costruzione della galleria di base del Brennero, 115 km dei 230 km della rete complessiva di gallerie. Il 6 luglio 2020 la fresa meccanica abbatte il diaframma nel cunicolo esplorativo da Arenthal in direzione del territorio comunale di Steinach am Brenner. Dopo 16,7 km di scavi tramite fresa meccanica sarà stabilito un collegamento continuo tra Arenthal e Steinach. Il 3 agosto 2020 partono i lavori sul lotto di costruzione H21 Gola del Sil. Questo lotto, altamente complesso, collega la stazione ferroviaria di Innsbruck con la galleria di base del Brennero. Nasce il portale nord. La galleria di base del Brennero si compone di due canne a binario singolo con un diametro di 8 metri, poste ad una distanza di 70 metri l'una dall'altra. Ogni 333 metri le canne principali sono collegate da cunicoli trasversali che fungono da via di fuga. Inoltre, circa ogni 20 km saranno realizzate delle fermate di emergenza sotterranee, collegate alla superficie. Questo schema corrisponde ai massimi livelli di sicurezza nella realizzazione di gallerie. Il cunicolo esplorativo è situato tra le due canne principali a una quota inferiore di 12 metri e fornisce utili informazioni sulla conformazione dell'ammasso roccioso. Inoltre, quando la galleria sarà in esercizio, sarà utilizzato per il drenaggio e come galleria di servizio. Con il collegamento alla circonvallazione ferroviaria di Innsbruck, in esercizio dal 1994, la galleria di base del Brennero raggiungerà una lunghezza di 64 km, diventando così il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. Le attività costruttive per la galleria di base del Brennero sono suddivise in lotti. Tramite i lavori nell'ambito del lotto di costruzione, situato più a nord, l'H21 Gola del Sil, viene realizzato il collegamento tra la galleria di base del Brennero e la stazione centrale di Innsbruck. Diversamente dagli altri lotti costruttivi, per lo più sotterranei, si tratta di un'area in cui i lavori avvengono principalmente in superficie. La tratta Gola del Sil è costituita essenzialmente dalla realizzazione di un muro di sostegno lungo circa 200 metri su circa 400 pali trivellati. Una galleria preliminare lunga circa 130 metri da realizzarsi in galleria artificiale, due ponti ferroviari sul torrente Sil e il portale nord della galleria di base del Brennero, dove è già in corso la costruzione degli ancoraggi attivi. Inoltre, nelle immediate vicinanze del museo Tirol Panorama, si stanno realizzando lavori di stabilizzazione del versante del monte Bergisel. Sono anche in corso i lavori di compensazione, come la costruzione di un nuovo ponte di accesso sul torrente Sil e ampie misure di ingegneria idraulica. In particolare, il passaggio della fauna ittica del torrente Sil e scarpate ripariali stabili e sicure sul lungo termine in caso di piena sono elementi essenziali da garantire nel lotto di costruzione H21, che, una volta completato, valorizzerà anche la Gola del Sil, popolare spazio ricreativo. Per non precludere l'accesso alla zona dietro alla Gola del Sil, durante la fase di costruzione è stato predisposto un sentiero escursionistico sostitutivo, con partenza dal parcheggio del Museo Tirol Panorama. Le attività costruttive per la galleria di base del Brennero sono suddivise in lotti. Il lotto costruttivo attualmente in corso a sud di Innsbruck va da Tulfes fino a Steinach am Brenner e comprende un totale di 42 km di gallerie.
Partendo dall'imbocco di Tulfes, tra il 2014 e il 2017 è stato realizzato un cunicolo di soccorso in parallelo alla circonvallazione di Innsbruck già esistente. La galleria esistente è collegata al nuovo cunicolo di soccorso mediante cunicoli trasversali posti ad intervalli di 333 metri. In tal modo, la circonvallazione ferroviaria di Innsbruck, in esercizio dal 1994, è stata resa conforme anche ai successivi requisiti di sicurezza. I lavori risultano conclusi. Qui, a circa 160 metri sotto il comune di Aldrans, due gallerie di interconnessione si diramano dalla circonvallazione di Innsbruck in direzione della valle Wipptal. Le due gallerie di interconnessione si incrociano per permettere un passaggio scorrevole tra la circolazione a destra, utilizzata in Austria, alla circolazione a sinistra, tipica dell'Italia. La realizzazione delle due gallerie è durata soltanto 2 anni. L'abbattimento del diaframma ha avuto luogo nell'estate del 2017. Realizzando il collegamento ferroviario sotterraneo dalla valle dell'Inn alla valle Wipptal. Terminati i lavori di avanzamento, si procede alla posa del rivestimento definitivo delle gallerie di interconnessione. Le acque di infiltrazione saranno convogliate verso il fondo della galleria tramite una pellicola impermeabilizzante, impedendo così che si crei umidità nell'opera galleria. Successivamente avverrà la posa dell'armatura. Griglie ed aste d'acciaio vengono lavorate a mano per formare blocchi di 12,5 metri ciascuno, garantendo la stabilità e la durata nel tempo del calcestruzzo. Blocco dopo blocco e tramite cassero prende vita la parete interna della galleria. La consistenza, la posa e l'addensamento del calcestruzzo devono essere tali da impedire la formazione di vuoti nel calcestruzzo stesso e permettere l'allettamento completo dell'armatura. Unica nella storia di costruzioni di gallerie, la galleria di base del Brennero avrà una vita utile di 200 anni. Il cunicolo esplorativo si trova tra le due gallerie principali, a una quota inferiore rispetto a queste, di circa 12 metri. Da settembre 2015 a luglio 2020, una fresa lunga 180 metri ha scavato un totale di 16,7 km di cunicolo esplorativo verso Steinach am Brenner. È partita da un camerone sotto al comune di Patsch, raggiungibile dalla galleria di accesso di Arental. Il cunicolo esplorativo offre informazioni sulle condizioni geologiche e permetterà, quando si scaveranno le gallerie principali, di lavorare in modo efficiente, rapido, sicuro ed economico. La fresa aperta ha scavato nella roccia grazie ai grandi dischi taglienti sulla testa fresante, che ruota in modo lento ma costante con una spinta a pressione elevata. Dietro la testa della fresa avvengono le attività di consolidamento e di rivestimento con tiranti, centine in acciaio, griglie elettrosaldate e calcestruzzo proiettato. Il pavimento della galleria, detta anche soletta, è stato realizzato con elementi prefabbricati, i cosiddetti conci. I multi-service vehicle, veicoli di approvvigionamento automatici, fanno la spola da e verso la fresa per trasportare materiali per la costruzione, calcestruzzo e conci. Lo smarino, il materiale di scavo, è stato rimosso per mezzo di un nastro trasportatore. Qui ad Arental, accanto all'autostrada del Brennero, saranno conferiti in deposito circa 2,6 milioni di metri cubi di smarino. La nuova superficie viene sottoposta a costanti interventi di ricoltivazione e rinverdimento.
Sul nuovo terreno è stata realizzata la cosiddetta sottostazione, una struttura di alimentazione elettrica che serve all'approvvigionamento di energia durante i lavori di costruzione. Il 6 luglio 2020, con l'abbattimento del diaframma nell'area comunale di Steinach, la fresa ha terminato il suo produttivo percorso attraverso la montagna. È stata quindi smontata pezzo dopo pezzo nel camerone di smontaggio e trasportata via. Solo la testa fresante è rimasta come elemento espositivo, posizionata di fronte al centro informativo, il Pianeta Galleria di Steinach am Brenner. A Steinach si trova inoltre il più grande deposito per lo smarino, quello della Valle Padastertal. Al termine dei lavori e delle attività di rivegetazione, questa valle stretta e ripida, di difficile accesso, diventerà un'area coltivabile, mentre il torrente Padasterbach avrà un nuovo letto in superficie, circondato da boschi e prati. Circa la metà del materiale di scavo estratto in Austria sarà conferita a deposito qui. Il materiale di scavo passa attraverso cunicoli sotterranei su nastri trasportatori e arriva così in deposito senza che i paesi confinanti e la popolazione se ne rendano quasi conto. A Mules, i lavori riguardanti il lotto più grande della galleria di base del Brennero sull'area di progetto italiana procedono a pieno ritmo. Il lotto di Mules si estende dal Brennero fino al tratto di galleria ubicato più a sud, il sottoattraversamento del fiume Isarco. Esso prevede la costruzione di 65 km complessivi di gallerie, sia verso nord che verso sud, così come la realizzazione della fermata di emergenza al di sotto della località di Trens. Oltre all'avanzamento in naturale, per le canne di galleria verso il confine di Stato, saranno impiegate 3 frese meccaniche. La prima delle 3 TBM previste per lo scavo, battezzata con il nome di Serena, è già in azione per lo scavo del cunicolo esplorativo verso il Brennero. In seguito ad una lunga fase preparativa nella fabbrica di produzione Ehrenknecht in Germania, le 2 frese meccaniche per le canne principali sono state trasportate al cantiere, affrontando grandi sfide logistiche. Per i componenti più grandi e più pesanti è stato scelto il trasporto marittimo via Anversa e Marghera presso Venezia, visto che non era possibile valicare le Alpi. Nell'arco di 6 mesi, le 2 frese meccaniche battezzate Flavia e Virginia sono state rimontate e stanno ora espletando il loro compito. La parte più importante di questa fabbrica sotterranea ad alta tecnologia è costituita dalla testa fresante. Essa ha un diametro di pressoché 11 metri nelle canne principali ed è dotata di numerosi taglienti a disco. Rotando, queste trivelle frantumano la roccia in piccole parti. In seguito, dietro la testa della fresa, la roccia viene caricata sul nastro trasportatore. Di lì viene trasportata automaticamente dalla galleria fino al deposito. In seguito al processo di perforazione, la galleria viene rivestita con elementi in cemento armato, i cosiddetti conci prefabbricati, posati in opera sotto la protezione della pelle dello scudo. Per questo i suddetti elementi vengono sollevati da una gru a braccio rotante e posizionati precisamente l'uno vicino all'altro. Con la posa in opera del concio di chiave, il rivestimento della galleria è nuovamente cresciuto di 1,5 metri. Il tempestivo approvvigionamento di conci rappresenta un requisito importante per l'avanzamento ininterrotto dei lavori nella galleria.
Pertanto gli elementi prefabbricati in calcestruzzo vengono realizzati in un'officina di produzione Conci appositamente allestita nelle immediate vicinanze del luogo di destinazione. Nella produzione dei conci è questione di millimetri. Parametri importanti, quali sezione della galleria e statica, vengono considerati nella realizzazione dei conci. Dopo il periodo di stagionatura, i conci prefabbricati da 9 tonnellate vengono trasportati sottoterra con veicoli su rotaia, attraverso gli impianti di galleria completati fino alle frese. Nel tratto più a sud della galleria di base del Brennero, la nuova linea ferroviaria si sposterà sull'altro lato della valle, sottoattraversando in tal modo tutte le arterie di traffico lungo l'asse del Brennero e il fiume Isarco. Si tratta di una sfida complessa di ingegneria, perché soprattutto il passaggio sotto il fiume richiede l'impiego di particolari tecniche costruttive. In seguito alla realizzazione di 4 grandi pozzi, sono già stati avviati i lavori di scavo per le canne principali in direzione nord. Nell'autunno 2020 hanno qui inizio i lavori di costruzione più complessi del progetto della galleria di base del Brennero, il congelamento del terreno e il sottoattraversamento del fiume Isarco. Il metodo che prevede il congelamento del terreno avviene utilizzando l'azoto per creare un guscio di ghiaccio intorno all'area in cui vanno eseguiti gli scavi, in modo da garantire una procedura di scavo in sicurezza sotto il fiume. In seguito al consolidamento del terreno, si è proseguito con lo scavo in tradizionale della galleria e subito dopo con il rivestimento interno della galleria. Dopo la costruzione di una delle gallerie di collegamento attraverso il congelamento nell'autunno 2020, ad aprile 2021 hanno avuto luogo lo scavo e l'abbattimento del diaframma della prima galleria principale. Verranno successivamente costruite altre 2 sezioni di galleria sotto il corso del fiume Isarco. Sul lato sud, i lavori di scavo per le gallerie principali, nonché per le 2 gallerie di interconnessione che diramano dalla linea principale in direzione della stazione di Fortezza, risultano conclusi. Presso la stazione di Fortezza è stato realizzato il portale sud della galleria di base del Brennero. A dicembre 2018, lì è avvenuto l'abbattimento del diaframma. Con ciò, la galleria di base del Brennero è diventata visibile a tutti i viaggiatori che transitano per la stazione di Fortezza. A completamento dei lavori di costruzione, l'intera area di cantiere sarà ripristinata al suo originario stato naturale. Mi chiedono sempre: ma cosa sono le misure di compensazione? In BBTSE sappiamo bene quali possano essere gli impatti dei grandi cantieri, perciò facciamo il possibile per evitarli o compensarli. Per questo motivo, finanziamo e realizziamo in tutta l'area di progetto interventi che comportino miglioramenti notevoli, sia all'habitat che all'ambiente. Ad esempio, il corso del fiume Isarco e dei torrenti Marajterbach e Sil saranno modificati. In questo modo, i pesci potranno nuovamente risalire il fiume per raggiungere le loro aree di riproduzione e si restituirà ai torrenti il loro aspetto originale. Nei prossimi anni si realizzeranno ben 250 interventi simili. Si possono ottenere informazioni sul megaprogetto della galleria di base del Brennero anche durante tutto il resto dell'anno presso l'allestimento di BBT Pianeta Galleria a Steinach am Brenner, presso la stazione di valle della funivia del Bergeralm. In seguito alla ristrutturazione del centro nella primavera del 2021 sarà possibile scoprire il retroscena della costruzione della galleria con attività ludiche su uno spazio espositivo di 800 metri quadri e nella galleria interattiva, oltre a conoscere tutte le ultime informazioni sul progetto. Una delle attrazioni è la testa fresante del cunicolo esplorativo, con un diametro pari a 8 metri, che si trova in esposizione dopo aver contribuito allo scavo di quasi 17 chilometri.
Non lontano dal pianeta Galleria, il sentiero escursionistico della Valle Padastertal offre una vista spettacolare sul deposito, nonché informazioni sul cantiere e sugli interventi a tutela delle risorse naturali. Dalla fine di giugno 2021 sono illustrate presso la stazione centrale di Innsbruck le principali tappe del nuovo asse ferroviario Monaco-Verona. Nella parte sud dell'atrio della stazione è stato allestito un percorso galleria con foto retroilluminate e vetrine multimediali. I contenuti dell'esposizione cambiano ogni 3 mesi. Si comincia con una presentazione dei lavori di costruzione della galleria di base del Brennero. Una volta all'anno, i cantieri relativi alla realizzazione delle gallerie in Alto Adige e in Tirolo del Nord aprono le proprie porte al pubblico, come nel 2019, quando migliaia di visitatori presso i cantieri di Arental, Mules e del sottoattraversamento Isarco hanno potuto scoprire l'affascinante mondo della costruzione di gallerie. Collaboratori di BBT forniscono informazioni interessanti su gallerie, geologia e topografia. Visite guidate in galleria permettono di osservare i progressi fatti nell'area di progetto. Un ulteriore highlight è stata la visita guidata delle frese meccaniche nel mese di giugno 2019 a Mules. Uno speciale programma di intrattenimento per tutte le età rende queste giornate dei veri e propri eventi particolari. Sono anche il luogo ove prendono forma nuovi sogni professionali. La fortezza asburgica a Fortezza, non lontana dall'imbocco sud, ospita un ulteriore centro informativo. L'InfoPoint comprende informazioni sulla storia del passo alpino del Brennero, sul progetto e sull'avanzamento dei lavori, nonché le testimonianze di persone che lavorano in tutti i settori del progetto. Un'opera d'arte dell'architettura militare asburgica, ideata a suo tempo come uno sbarramento che nessun esercito avrebbe potuto superare, il Forte di Fortezza è oggi un centro informativo per uno dei progetti infrastrutturali transfrontalieri più grandi del mondo.